un caloroso chicchirichì a tutti voi, cari amici sportivi. Io sono DaniQ94, esperto di Crash Bandicoot. Stiamo tutti molto calmi, perché sapevamo che sarebbe successo molto probabilmente, ma non eravamo pronti a questa notizia. Non in questo modo, almeno. In questi ultimi giorni abbiamo avuto la conferma della presenza dei contenuti di Crash Tag Team Racing, terzo capitolo racing della serie di Crash Bandicoot. Ne abbiamo già parlato abbastanza, ma non smetteremo mai di ripeterlo. Kart, Costumi e Chick & Stu, i telecronisti del Motherworld, saranno presenti in CTR Nitro Fueled. Ma non è finita qui, non è davvero finita qui. Nella giornata del 14 maggio 2019, Activision ha tenuto un evento a Londra per far testare CTR Nitro Fueled a molte persone del settore, tra cui giornalisti e YouTubers. Oggi parleremo del duo di YouTubers chiamati What Culture Gaming, che si occupano di videogiochi dialogando con l'utenza del popolo di YouTube. Durante il loro video riguardo l'esperienza dell'evento di Londra per CTR Nitro Fueled, i due dicono una cosa non di poco conto. Basta andare al minuto 1:20 per sentirlo. We actually can confirm is not the end of the content, because we get all 13 tracks from the original game, then we get the tracks from Crash Nitro Kart, and there's also tracks coming from Crash Tag Team Racing as well. Now, as an old school fan, I love the original Crash Team Racing. Ebbene sì, potremmo avere le piste di CTTR a quanto pare. Più avanti nel video parlano anche dei personaggi di Tag Team Racing, ovvero Pasadena, Nina e Von Kluce. E chissà, magari anche Willy Wumpa? Il nostro buon The Boulder, utente del Crash Bandicoot Zone, ha commentato il video e la risposta non può che far sperare ancora di più. A quanto pare, infatti, è stato proprio il manager di Activision ad aver detto tali parole, lasciando stupiti gli ascoltatori per l'incredibile ammasso di roba che c'è all'interno di CTR Nitro Fueled. Anche il noto YouTuber SuperGT ha presenziato all'evento di Londra, e al minuto 7 del suo video dice chiaramente che le piste di Tag Team Racing sono presenti in CTR Nitro Fueled. All of the tracks from the original game will come back, and all the tracks from Nitro Kart plus Crash Tag Team Racing will be in this game. So uno youtuber francese, Julien Chies, non so bene il francese, che ha anche lui giocato Crash Team Racing Nitro Fueled dall'evento Activision, ha fatto un video proprio ieri. Non dice nulla di nuovo tranne quella frase al minuto 9:50 che mi ha incuriosito. Évidemment, il y aura différents univers, vous le savez, hein, les canyons, les cavernes, les pyramides, la montagne, le Moyen Âge, des zones un peu plus industrielles, la plage. Questo si traduce in: ovviamente ci saranno mondi diversi, sapete, canyon, grotte, piramidi, montagne, il medioevo, un po' più di aree industriali, la spiaggia. Bene. Quando parla di montagne intende ovviamente Valico Polare, per la spiaggia intende Baia Crash e via discorrendo. Ma quando parla di piramidi e del Medioevo, non si trovano dei veri riscontri con le viste originali. Certo, ci sarebbero le piramidi di Piramide Papu, e del Medioevo potrebbe parlare benissimo di Rocca Cortex e di Wumpa Meccanica. Ma qui parla di piramidi, in Piramide Papu ce n'è soltanto una. Chissà, forse Binox approfitterà delle piste di Crash Tag Team Racing, secondo appunto le indiscrezioni delle ultime ore, per inserire questi temi nelle piste? A ben pensarci, le piramidi possono essere viste nelle piste di Tomb Town, mentre i livelli medievali si possono trovare in Happily Ever Faster. Magari sono state opportunamente ricreate da diventare piste sì di Crash Tag Team Racing, ma anche basate sui mondi di Warped? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Avremo le piste di Crash Tag Team Racing di CTR Nitro Fueled? Come sempre, vi invito a seguirci nella pagina Facebook Crash Bandicoot Zone, pagina italiana, nella pagina Instagram Crash Bandicoot Zone e sul sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net, dove parliamo sempre e perennemente di Crash Bandicoot e delle notizie legate a lui. Ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi, e come sempre, viva Crash Bandicoot!